festa all'insegna delle tradizioni. Un momento di gioia e condivisione per i piccoli alunni di tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco. In occasione dell'Open Day torna l'appuntamento con la Festa do Quartiere, manifestazione giunta alla terza edizione. Siamo alla terza edizione della Festa do Quartiere, iniziata nei 2 anni prima della pandemia. Questa festa nasce in occasione dell'Open Day, che cade proprio nel giorno di Santa Lucia, festa della luce, e quindi ogni bambino ha una coroncina e l'asinello, detto ciucciariello, praticamente rappresenta il simbolo del passaggio di Santa Lucia. Con la maestra Patrizia, insegnante di religione cattolica, abbiamo costruito questo carricello con la Madonnina che la maestra Patrizia ha fatto girare per tutte le sezioni. Quindi festa della luce, festa dei bambini che rappresentano la luce e soprattutto la speranza per un futuro migliore. La fiaccolata, partita dalla sede della Don Bosco, ha attraversato il quartiere proseguendo per via Venezia. Accompagnati dalla musica di Toto Toralbo e Luna Janara, i bambini, con il carricello della Madonnina, dal cortile della scuola si sono diretti nella chiesa del Carmine a piazza Luigi Palomba, accolti poi dal parroco Don Mario Pasqua. Viviamo appieno la tradizione torrese a Festa do Quartiere, con il carricello della Madonnina, Madonnina che i bambini hanno vissuto giorno per giorno aspettando il Natale. Hanno scoperto i valori della pazienza, buona novella, dell'amore verso il prossimo. Infatti con la festa di Santa Lucia vogliamo un po' aprire al significato del donare, dell'amare. E questa era l'occasione per vivere un momento di gioia e di festa con i bambini. L'ICI Don Bosco d'Assisi è una scuola fortemente radicata nel suo territorio e nelle tradizioni antiche che questo territorio e questo quartiere conservano e custodiscono gelosamente. Una scuola che interloquisce con la Chiesa, in particolare con la collaborazione con il parroco Don Mario, con il quale realizziamo tantissime attività. Siamo presenti anche nella mostra Le Mani del Quartiere, mostra che mette in campo quelle che sono le opere d'arte create dai nostri piccoli alunni che partecipano a questa mostra. L'importanza della memoria, recuperare, ricordare, rinnovare quelle che sono le radici culturali, significa far crescere un territorio, legandolo alle sue tradizioni e lanciandolo in un mondo sempre più globalizzato con strumenti capaci di preservare la propria identità. Un'iniziativa organizzata nella giornata di Santa Lucia, aspettando il Natale. È un momento bello, dopo questi anni ci ritroviamo un poco tutti insieme con le scuole, ecco, dove sappiamo bene sono tutti i bambini del quartiere, della città di Torre del Greco, e questo è un momento anche di grande gioia. Pure stamattina sono stati i bambini della quarta, quinta, abbiamo fatto un momento di preghiera insieme, abbiamo riflettuto sul grande significato del Natale, come anche questa sera i bambini della scuola materna che vivono questo momento di gioia, grazie anche agli insegnanti, alla preside, e dove, ecco, facciamo gustare questo bel dono, che è il dono più bello del Natale. Grazie a questi momenti così belli di condivisione e di comunità. Yeah.